Franco, ragazzi, un saluto al nostro Franco. Ciao Franco, grazie Franco, siamo qui, raccontiamo la nostra. Franco. Rossano questa mattina sotto la pioggia, ma con la Rai. Sì, emozionantissimo girare delle riprese nel cuore del mio paese per la Rai. Sì, perché viaggio nell'Italia nel giro, una trasmissione che andrà in onda quando passerà il Giro d'Italia da qui, quindi il giorno prima della tappa del giro, quindi il 10 maggio andrà in onda questa trasmissione, dove ci sarà una nostra intervista, qualcosa di emozionante, davvero bello. E che scopriremo. Abbiamo beccato una giornata incredibile, freddo e pioggia. Sì, però è quello, noi ciclisti non ci ferma nessuno, Massimo. La nostra passione, la voglia di pedalare ci fa vedere tutte le cose diversamente, quindi anche una giornata di pioggia non fa niente, va bene lo stesso. Qualche giorno fa ti sei recato alla regione Basilicata, cosa avete fatto, cosa è successo? Beh, è stato un piacere, dopo aver parlato direttamente con il presidente, il governatore della regione Basilicata, il dottor Pittella, e dopo aver illustrato il progetto lui è rimasto soddisfatto e ci ha convocati direttamente in regione presso l'ufficio del gabinetto, dove c'era una riunione tecnica proprio istituita per noi, dove abbiamo illustrato il progetto e hanno accolto il tutto in maniera positiva, quindi ci verrà dato un grande aiuto da parte della regione Basilicata, che ringraziamo davvero di cuore. Supporto tecnico e finanziamento. Sì, supporto tecnico e anche finanziamento, perché no, ben vengano queste risorse, perché davvero per organizzare una manifestazione grande come la nostra, questa prima edizione della Gran Fondo Terun, già organizzata a livello internazionale, davvero non bastano i finanziamenti che ci stiamo autotassando, e diciamo il grande aiuto viene dai fratelli Campilongo, che con il loro Terun ci stanno davvero dando una mano immensa. E quella sera eravate collegati? Sì, naturalmente tutto ciò che facciamo qui è sempre messo a conoscenza di Franco, Maico, Giuseppe, di Cristian, tutti i ragazzi che vivono in California, perché loro ci tengono proprio a vivere tutto ciò che noi stiamo facendo, perché anche grazie a loro che ci muoviamo, e quindi siamo sempre in diretto contatto, ci diciamo tutto, ci sentiamo periodicamente durante la giornata, proprio per vivere anche queste emozioni che stiamo vivendo. Tornando alla Rai, eravate un bel gruppetto oggi. Sì, squadra Terun, anche se è una giornata di lavoro, qualcuno si è preso un piccolo qualche ora di permesso, perché era un qualcosa davvero importante, cioè essere chiamati dalla Rai, cioè sono stati loro a chiamare noi e contattarci, perché gli è piaciuto il nostro nome, la nostra storia, tutto ciò che c'è dietro, quindi non potevamo perdere un'occasione del genere. E poi i complimenti sia del regista che del presentatore, vi hanno fatto anche l'applauso. Sì, è vero, ho detto, ma sembra che siete abituati a fare queste cose, a parlare al microfono e a fare scene in TV. Ci stiamo divertendo in questo ultimo periodo e quindi ci stiamo allenando anche a fare queste cose. Come vanno le iscrizioni, Rossano? Bene, le iscrizioni continuano ad andare alla grande, ci stanno contattando da tutta Italia. La cosa più bella è proprio questa, che ci stanno chiamando da tutte le parti d'Italia, dal Trentino, dalla Toscana, dalla Sicilia. Ho appena ricevuto una telefonata dalla Sicilia. Sono tantissime le persone che continuano a chiamarci ed iscriversi a questa nostra manifestazione, e poi dalla California sono già circa 100 corridori iscritti, con tutte le famiglie a seguito, che staranno qui per una settimana in compagnia naturalmente del grande campione del mondo Maurizio Fondriest. E anzi, annuncio, colgo l'occasione per dire che una grande novità è che in quei giorni ci sarà anche la grandissima campionessa, 5 volte vincitrice del Giro d'Italia e 3 volte del Giro d'Italia, Fabiana Luperini, una grandissima professionista che ci ha contattato e vuole essere con noi qui alla Gran Fondo Terun, e quindi noi siamo lieti di avere anche la sua partecipazione. Rossano, stagione agonistica già iniziata? Sì, abbiamo iniziato la stagione agonistica sia a livello proprio
nel vero senso della parola, agonistica, perché abbiamo degli atleti che ci rappresentano nel miglior modo possibile, e anche e soprattutto per promuovere la nostra Gran Fondo, perché noi giriamo l'Italia anche per pubblicizzare la nostra Gran Fondo. Bene, la stagione agonistica è iniziata davvero nel migliore dei modi con il nostro capitano Angelo Prospato, che davvero ci rappresenta al meglio con dei grandi piazzamenti, e poi la nostra atleta di punta nell'ambito del ciclismo rosa, Elena Cairo, la campionessa italiana attuale in carica, tre uscite, tre gare. Tre primi posti, quindi vedere il nome Terun sul gradino più alto del podio è sempre un piacere immenso.